Poteva andare peggio a Porico nella 2 giorni di tempesta che ha messo in ginocchio soprattutto aziende agricole e turistiche nell'intero territorio ed in particolar modo nella zona Lido. Allerta codice rosso aveva dichiarato la protezione civile, per cui il sindaco ha ordinato lo sgombero di circa 150 abitanti nella zona del canale D7, quello che straripò nel 2013 provocando allagamenti in tutta la zona di Torremozza. Fortunatamente questa volta è piovuto solo per mezza giornata, ma una tempesta di vento con una serie di trombe d'aria hanno spazzato via ogni cosa: alberi, tralicci, segnaletica stradale, pannelli fotovoltaici. I danni maggiori in agricoltura, tantissimi ettari di serre adibite soprattutto alla coltivazione di fragole, sono andate distrutte. Agrumeti che hanno perso la maggior parte del carico e campi di ortaggi completamente annientati. Al mare danni per tutti i lidi, in particolare il Tropicana è stato completamente distrutto da una tromba d'aria e lo Sporting Beach raso al suolo dall'erosione del mare, con onde alte fino a 4 metri. La macchina dei soccorsi ha funzionato. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti immediatamente. La tempesta si è verificata di notte e forse solo per questo non ci sono state vittime. Non siamo ancora preparati ad affrontare questi fenomeni atmosferici, a cui però in futuro bisognerà abituarsi.